passo la parola alla nostra grande presentatrice Giulia Corongio. Prima di lasciare la parola a Giulia, così entriamo nella seconda parte della nostra bellissima giornata insieme a distanza. Volevo ringraziare Matteo Pizzalis, ci sta regalando un viaggio, e dire anche che con Matteo abbiamo una mezza idea, perché siccome non abbiamo scoperto quanto è stato pagato il castello, se è stato pagato, se sarete voi a scoprirlo e a scriverlo sul social di Instagram del castello di Acquafredda, Matteo, cosa vinceranno? Allora, innanzitutto anche io ringrazio tantissimo voi. Guardate, questo è un progetto veramente molto interessante, e io vi ringrazio per aver scelto noi come azienda, diciamo, di riferimento, e non vedo l'ora di potervi vedere qua al castello di Acquafredda e farci una bella passeggiata insieme. E quindi stavamo pensando, perché in effetti sul castello c'è ancora tanto da indagare, eh? E c'è anche la possibilità, perché i documenti esistono, vanno decifrati e magari interpretati. Vorremmo sapere, vorremmo indagare un po' di più per sapere se il re di Sardegna a questo feudatario, a questo signor Gioacchino Baucrespi, gli aveva pagato l'esproprio, diciamo, dei terreni. Ecco, stavamo pensando che con il professore, che chi di voi riuscirà a darci una risposta, oltre alla visita al castello, di cui sarete sicuramente nostri ospiti, chi ci darà la risposta avrà un bel rinfresco alla fine della passeggiata. Ok, e grazie. Con questo, infatti, vi consiglio, anche appena potete, di venire a trovarci, perché oltre alla nostra passeggiata su per il Colle di Acquafredda, nella parte bassa abbiamo attrezzato un'area picnic dove si può stare sempre all'aria aperta e magari a fare anche un piacevole pranzo, insomma, tutti insieme, appena si potrà, speriamo presto. Quindi, dai, diciamo, professore, che mettiamo in palio questo premio, va bene? È bellissimo, un grazie dall'Istituto Primo Levi, perché è una bellissima cosa che state facendo, va bene? Allora andiamo avanti Grazie. con la nostra. Ragazzi, iscrivetevi seguite la pagina Instagram Castello di Acquafredda, va bene? Allora andiamo avanti, Giulia, di nuovo a te la parola. Grazie ancora Matteo. E ora passo la parola alla nostra responsabile dei social, Ilaria. Ciao di nuovo, parliamo del personaggio del giorno, il conte Ugolino, condannato alla dannazione eterna nel 33° canto dell'Inferno di Dante.